Ebbene sì, purtroppo anche quest'estate sta finendo. Ma a voi, quali sono le prime parole che vengono in mente appena sentite la parola estate? Una spiaggia? Un buon libro da leggere? Oppure avere molto tempo libero e poterlo sfruttare per fare finalmente qualcosa di diverso dal solito? Ovviamente ognuna delle risposte precedenti andava bene, però personalmente quando penso all'estate penso anche alla musica. Sono infatti vari tormentoni che fanno da vera colonna sonora ad ogni estate ed è stata proprio la musica a darmi lo spunto per la realizzazione di questo video. Ma non ho intenzione di fare, non so, una top 10 delle colonne sonore dei videogiochi, perché sarebbe un lavoro complesso e sicuramente infinito. Ciò che ho intenzione di fare è analizzare con cura alcuni videogiochi che fanno della musica la propria essenza, ovvero i cosiddetti videogiochi musicali. Se vi dovesse capitare di imbattervi in una delle ormai rare sale giochi, vi accorgereste subito di quanto ormai siano diffusi questi giochi musicali, quelli in cui dovete tenere il ritmo della canzone in sottofondo utilizzando delle sottospecie di strumenti musicali, oppure agitandovi come dei cerebrolesi in una delle centinaia di versioni di Dance Dance Revolution. Come ormai sapete tutti, però io non mi occupo di videogiochi per sale giochi. La mia missione infatti è quella di diffondere a voi discepoli le mie opinioni personali riguardo i videogiochi per le console. Ecco che quindi partiremo con un'analisi di un brand esclusiva PlayStation che va avanti ormai da tanti anni, ovvero SingStar. Cazzo, proprio ora mi rendo conto di quanto cantare mi abbia sempre fatto cagare. Ecco perché infatti di SingStar non ne ho nemmeno uno. Ma non preoccupatevi, perché c'è sempre una maniera per rimediare, specialmente se si ha un amico malato che compra questo genere di giochi. Chi è? A voi, sono io. Dimmi. Vieni sul balcone. Arrivo. Cosa vuoi? Buttami giù quei giochi di merda dove canti. Cazzo te ne fai che ti hanno sempre fatto cagare? Butta giù che devo fare il video. Ok, dammi un attimo, te li impacchetto. Pronto? Dai, muoviti. Sicuro? Sì! Sicuro? Dai figa! Oh bene! Come prima cosa noto con piacere che il buon Avo non ci ha prestato solamente un gioco da provare, bensì tre, ovvero SingStar, SingStar volume 2 e SingStar volume 3. Noto anche la presenza di due microfoni. No cazzo! Tutte le periferiche dovrebbero essere wireless, ok? Magari peserebbero di più, ci sarebbe il consumo di batteria, ma il cavo è morto! Esatto, anche in questo caso il gioco viene venduto con queste due periferiche fornite dal solito cavo di figa USB. Ma Cristo santo, se già con Time Crisis 4 mi ero incazzato, con SingStar mi girano ancora di più i coglioni, e perché è molto semplice. Mentre con Time Crisis hanno cercato di fare una pistola nuova, è riuscita merdosa ma comunque è nuova, nella confezione di SingStar che cazzo mi ritrovo? I soliti due fottuti microfoni con cavo della versione per PlayStation 2. Ma cazzo, ma siamo nella nuova generazione di console, ma metteteci quelli wireless? Ma perché pensate di fare brutta figura? No, evidentemente pensate di fare più bella figura vendendoli separatamente ad altri fottuti 50 euro. Ma che cazzo! Passiamo ora a parlare della struttura di questo gioco.
Come mi aspettavo, dopo aver fatto partire il gioco, ovviamente mi viene richiesto il download di questa patch, la 4.10 per essere precisi, che mi permette di scaricare una funzionalità del gioco fondamentale, ovvero la possibilità di selezionare il polacco tra le lingue disponibili. Sì, lo so, è soltanto l'ultima delle patch che sono state rilasciate e so anche che tramite patch recentemente sono stati introdotti i trofei, ma per uno che acquista solo oggi il gioco, leggere che la patch che andremo a scaricare installerà il polacco, secondo me è una cosa abbastanza ridicola. A questo punto avrebbero potuto chiamare, non lo so, il gioco Sing Patch oppure Patch Star. Comunque, stronzata a parte, diamo un'occhiata al menu di gioco. Già nel menu principale vediamo che nella modalità gioca SingStar è presente la possibilità di giocare da solo, appunto nella solo, oppure per fare pratica, oppure le modalità per giocare contro un amico in battaglia, il duetto, ovvero cantare insieme ad un amico, passare il microfono per i giochi in squadra e così. Oppure nel menu principale, oltre alla galleria di media, è presente la modalità online. Insomma, diciamo che le modalità di gioco non sono moltissime, ma comunque sono tutte piuttosto valide. Sul gameplay, sul gioco vero e proprio, in realtà c'è ben poco da dire perché comunque si tratta di un gioco molto semplice. Magari i più piccoli non se lo ricorderanno, però i miei coetanei come possono essersi dimenticati dal karaoke di Fiorello? Ma soprattutto, chi è che non conosce il karaoke? Sullo schermo scorreva il testo della canzone che si colorava in corrispondenza dell'esatto momento in cui si doveva cantare. SingStar è la stessa identica cosa, è il buon vecchio karaoke. Noi cantiamo mentre sullo schermo compaiono sia il testo che il video della canzone. Sì, lo so, pezzi di merda, lo so che non state aspettando altro di sentirmi cantare per poi prendermi per il culo. Vero? Dove vai? Oh, non so dove stai. E forse qualche cerco neanche c'è. Oh, non so dove stai, starò cercando lei o forse me. Tra deserto e praterie, ma perché ti sei fermato? Ero stanco ed affamato, amica mia, sì. Wow, cazzo, ma questi giochi non sono affatto brutti, sono molto divertenti, perché sono semplici. Se avete 5 minuti di tempo da buttar via e non volete perdervi in castelli intricati di Zelda o in laganti partite di Gears 2 online, ma fatevi una cantata, per Dio! L'unico vero problema di questo gioco è che è molto più divertente se viene giocato in compagnia, infatti a giocare da solo, guardando un monitor, mi sento piuttosto un coglione. Comunque, ripeto, il gioco è assolutamente valido e il fatto che ne escano diversi capitoli all'anno non fa altro che confermare il suo assoluto successo. E Microsoft cosa poteva fare? Poteva forse star lì a guardare la Sony che si occupava tutto il mercato dei videogiocatori canterini? Ovviamente no, e cosa fa? Copia la Sony e produce l'Ips.